Quindi, come fare per avere l'Active Track e il Face Track a FPS maggiore di 30 a 4K in modo da avere un video più fluido? Ciao a tutti e bentornati su un nuovo video di Quadricottero News. Osmo Pocket ha una funzionalità, anzi due funzionalità tra le altre che sono interessanti. L'Active Track funziona selezionando un oggetto, e ad esempio questo qua, facendo un doppio clic sull'oggetto da seguire. Ecco, adesso si è attivato. Dopodiché Osmo Pocket cerca di mantenere inquadrato l'oggetto indipendentemente dal movimento che si fa, quindi il gimbal camera sopra rimane sempre con l'oggetto centrato. Anche se io faccio su e giù, rimane comunque il soggetto centrato. Questa cosa però funziona fino a 4K a 30 fps normalmente, perché come abbiamo visto nel video precedente, le modalità selezionabili da Osmo Pocket da solo sono soltanto 30 e 60 fps, ma a 60 fps, a 4K a 60 fps, l'Active Track e il Face Track non funzionano. Ad esempio, adesso siamo a 60 fps, proviamo a fare di nuovo il doppio e esce il messaggio che non funziona, non è disponibile a 4K 60 fps. Quindi come fare per avere l'Active Track e il Face Track a fps maggiore di 30 a 4K in modo da avere un video più fluido? Si può fare selezionando i 50 fps sul 4K con l'app DJI Mimo. Si collega lo smartphone tramite l'app DJI Mimo e si va nelle impostazioni avanzate. Si deve andare nelle impostazioni pro del video, poi si torna, appunto selezionando pro, si torna sulle impostazioni video e a questo punto compare la possibilità di 25, 50 fps, 24, 48 fps come abbiamo visto nel video precedente. Selezioniamo il 50 fps, torniamo nella modalità, diciamo così, normale, e a questo punto, come si può notare nell'angolino qua in basso, siamo attivi col 4K a 50 fps. Se noi proviamo a fare l'Active Track di un soggetto, ecco che rimane inquadrato continuamente. A questo punto abbiamo Active Track e Face Track a 50 fps a 4K, che ovviamente, come abbiamo visto nel video precedente, funzionano anche senza smartphone. Proviamo l'Active Track due volte sul soggetto. Ecco, adesso siamo a 4K a 50 fps con il soggetto tracciato e segue perfettamente il soggetto. La stessa cosa si fa con il Face Track. Si preme tre volte sul pulsante sinistro per far girare la camera verso di noi, quindi 1 2 3 1 2 3, perfetto. Ecco, adesso ho agganciato il mio volto e siamo a 4K a 50 fps con il volto agganciato. Come si vede, mi segue perfettamente in tutti i movimenti. Adesso lo giriamo dall'altra parte, sempre facendo tre clic sul pulsante destro. E quindi siamo 4K a 50 fps modalità pro. L'unico problema è che se noi proviamo a cambiare modalità, come abbiamo visto nel video precedente, ci fa uscire, ma comunque per il momento si può anche utilizzare in questo modo. Ogni volta che serve si utilizza la DJI Mimo. La DJI ha già detto che all'inizio dell'anno nuovo rilascerà un nuovo firmware che permetterà di selezionare 25-50 fps direttamente dal display integrato all'Osmo. Bene, grazie a tutti per l'attenzione e ci vediamo alla prossima prova con Quadricottero News.